adesso, sempre per la macro categoria imprese, andiamo a vedere il prossimo settore di riferimento, che è quello di risorse umane e sicurezza sul lavoro. Eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, servizi per la sicurezza sul lavoro, questo è il premio. Il vincitore è Siquam. Per essere un partner affidabile e competente, in grado di fornire attività di consulenza e servizi in un ambito come quello della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, oggi ancora più prioritario. Per essere un leader che ha sempre puntato sulla cultura della prevenzione attraverso dei professionisti esperti. Io do il benvenuto all'ingegner Paolo Giolitti, socio amministratore e presidente del Consiglio di amministrazione, e a Luca Ghiglione, socio e amministratore. Buonasera a entrambi. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, penso che inizi a parlare l'ingegnere Giolitti, ma insomma, naturalmente gli interventi, indipendentemente da prima uno poi l'altro, sono interessanti per capire insomma la direzione verso la quale state andando dopo questi tre mesi ormai di lockdown e di chiusura totale del mondo, perché insomma non è solo stata la chiusura dell'Italia. Esatto, diciamo che ci trovate reduci da tre mesi di maratona nel cercare di stare a fianco delle nostre imprese e nel risolvere tutte quelle che sono state le moltissime problematiche che si sono trovate ad affrontare in questo periodo, problematiche nuove per tutti, perché nessuno poteva immaginare dover gestire il rischio pandemia in ambito lavorativo, quindi un rischio così importante e così complesso, per cui sono state stato un periodo intenso di informative, affrontato con lo spirito che c'è solito, cioè quello non solo di informare ma di trovare delle soluzioni per le imprese, veramente per risolvere i problemi che tutti si sono trovati ad affrontare, a partire dalle mascherine e altre cose che uno in passato aveva visto solo in maniera marginale, adesso sono diventate assolutamente indispensabili. E quindi abbiamo cercato di mantenere in questo periodo, che ha visto un impegno costante H24, dato che l'abitudine era quella di annunciare le novità il sabato sera o di domenica, per cui sono saltati tutti gli schemi. Il nostro spirito è sempre stato quello proprio di essere dalla parte delle imprese nel trovare delle soluzioni applicabili. E lasciatemi consentire un ringraziamento da questo punto di vista a quello che è il fondatore della Siquam, il dottor Franco Nervo, che ci ha insegnato questo tipo di approccio da sempre, quindi nell'essere a fianco delle imprese, essere sempre dalla parte delle imprese nel trovare delle soluzioni, non solo riferire delle novità normative, ma poi lasciare alle imprese l'onere della loro applicazione. Ecco, fortunatamente, sì. Prego. Fortunatamente in questo periodo l'attività è andata anche avanti, perché le nostre imprese molte sono rimaste aperte essendo essenziali o essendo collegate a filiere essenziali, e quindi grazie all'aver costruito negli anni un team importante, oggi non sono qui con noi perché stanno ancora lavorando in smart working, sono andati avanti su altre tematiche diverse dal coronavirus per continuare a seguire le imprese in tutte quelle che erano gli adempimenti che erano necessari continuare a seguire in un momento come questo, perché non c'era solo il coronavirus, quindi questo no. È importante, ed è importante ringraziarli tutti, perché con tutte le difficoltà del caso sono stati ognuno per la loro parte assolutamente validi e perfetti nel gestire esattamente come se fossimo noi tutte le tematiche con la massima autonomia e con la massima professionalità. Ecco, dottor Ghiglione, mi permetta di partire da una frase, un detto che tutti conosciamo, cioè prevenire è meglio che curare, però calza a pennello quando parliamo di voi, insomma la prevenzione centrale, soprattutto quando è collegata proprio alla sicurezza dei lavoratori. Assolutamente sì, il punto diciamo fondamentale dovrebbe essere quello, quindi riuscire anticipatamente con l'esperienza e con l'essere nelle aziende a fianco degli imprenditori a capire quelle che sono le esigenze, quelli che sono i rischi, cercare di risolverli e cercare di risolverli in maniera sostenibile e applicabile. Non è sempre facile, perché le normative molto spesso sono scritte da persone che non frequentano le aziende e non stanno immersi nelle problematiche aziendali. La nostra capacità deve essere proprio quella di collegare la teoria della norma con la pratica dell'applicazione di tutti i giorni all'interno dell'azienda. E quindi questa è la nostra mission, e credo che dopo questo premio così importante
debba essere il punto di riferimento per andare avanti in un'ulteriore crescita nel, diciamo, nei prossimi anni, in un mondo che cambia così repentinamente, così velocemente, come ci ha insegnato il coronavirus, che ha cambiato tutti gli schemi nel giro veramente di poco tempo. Anche a noi a livello organizzativo ci ha costretto a delle cose che normalmente richiederebbero dei mesi, ma che abbiamo dovuto velocizzare al massimo proprio per essere pronti e recettivi su tutte queste situazioni. Certo, assolutamente sì. Quindi come guardare al futuro? Allora, guardare al futuro, secondo me, lo spirito deve essere sempre lo spirito pratico, di chi sa stare veramente vicino alle imprese nelle loro problematiche, senza fare parole e senza fare teorie, ma lavorando sulle risorse umane. Noi lo facciamo internamente con le persone che stanno con noi, cerchiamo di trasmettere quello che ci è stato trasmesso e quindi di fare in modo che ognuno di loro, girando in azienda, ognuno dei nostri collaboratori, possa dare veramente il suo contributo fattivo. La SICUAM per noi è una scatola di competenze che contiene competenze utili dove le aziende hanno necessità, quindi non c'è un po' il vizio dei consulenti di creare delle problematiche per poi andarle a risolvere. Certo. Noi cerchiamo di ascoltare l'azienda, andare a star vicino a loro in quelle che sono veramente le problematiche che hanno, per portare a evolvere e portare anche la cultura della sicurezza in tutti i lavoratori. E non è sempre facile, ma con una buona vicinanza, un buon approccio, si riesce anche in questo risultato. E quindi questo ringraziamento va ovviamente a chi lavora con noi a 360 gradi, quindi tutti i nostri collaboratori e anche i clienti che rinnovano la fiducia ogni giorno nei nostri confronti, perché lo dico sempre a chi lavora con me, la cosa più bella di questo lavoro è proprio il privilegio di incontrare persone incredibili che tutti i giorni combattono per migliorarsi e per stare sul mercato, e quindi questo è veramente fantastico, riuscire ad avere la loro fiducia e a volte anche la loro amicizia è la soddisfazione più grande di questo lavoro. E non è da tutti, insomma, sembrano degli aspetti che si ottengono facilmente, invece no, ci vuole del lavoro e soprattutto costanza. Io vi ringrazio, naturalmente ringrazio l'ingegner Paolo Giolitti e a Luca Ghiglione, grazie a entrambi e grazie a tutta la SICUAM, grazie a voi. Noi andiamo in pubblicità tra poco, torniamo subito per continuare con le prossime categorie e i prossimi premi.